Si è svolto presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Messina l'incontro sul tema Costituzione e Lavoro, organizzato dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Città dello Stretto in occasione del 67° anniversario dell'approvazione della Costituzione italiana. Erano presenti importanti autorità, tra cui il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, il Professore Gaetano Silvestri, che insieme agli altri relatori si è soffermato sui diversi passaggi che nella nostra Carta ricordano l'importanza del lavoro. È già espresso nell'articolo 1 quando si afferma che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, ma è importante, come anche i sindacati hanno fatto rilevare, che non resti soltanto una bella parola scritta. Per questo bisogna concorrere a risolvere quei problemi strutturali che hanno portato oggi la disoccupazione a livello record, con i giovani sempre più scoraggiati e sempre più in cerca di fortuna altrove, all'estero, dove ancora forse le proprie competenze e le proprie professionalità possono essere messe a frutto. La politica ha una enorme responsabilità, già nel porre la questione al primo punto della sua agenda e poi, chiaramente, a mettere in campo azioni concrete, dirette, mirate e immediate che possano perlomeno riportarci al passo con i nostri partner europei, che su questo tema hanno già fatto parecchio. Commenti e riflessioni sui diversi articoli della Costituzione che affrontano il tema del lavoro sono stati proposti da importanti giuristi e tecnici, interventi qualificati e apprezzati da un uditorio attento e interessato. L'incontro è stato anche l'occasione per uno scambio di auguri istituzionale tra le varie autorità presenti.